non sono tanto gli impegni presi dal DR, ma gli impegni che dovrebbero mantenere chi ha assunto questo imprenditore per prendere i posti alla Fiat a Termini Imerese. Invitalia ha fatto una selezione dove si doveva selezionare un imprenditore capace di riportare il lavoro a Termini Imerese, ma questo a quanto pare non sembra possibile, che questa azienda ha 20 milioni di debito nell'azienda nel Molise, quindi sembra un po' difficile ripartire senza che le banche riescano a dare finanziamenti a questa società. 2 anni fa, quando Marchionne ha dichiarato che lo stabilimento doveva chiudere, nessuno dei 90 politici siciliani che erano presenti hanno fatto qualcosa, non hanno fatto niente, per cui siamo delusi. Questa è una manifestazione per farci sentire, per fare ancora sentire che Termini Imerese ha voglia di lavorare, cosa che non sta succedendo completamente, cioè nessuno ci ascolta più. Siamo veramente delusi della classe politica, amareggiati della nostra classe politica. Nessuno più parla di Termini Imerese. Il nostro problema imminente è quello di non essere licenziati il 1 gennaio 2013. Per adesso siete in cassa integrazione. Cassa integrazione straordinaria per chiusura attività. Se entro il 31 dicembre non mandano le persone in pensione, oppure l'imprenditore non assume i lavoratori, noi il 1 gennaio saremo tutti licenziati. 31 dicembre, che è una data che a noi già ci ha segnato precedentemente con la chiusura dello stabilimento, quindi questo 31 dicembre sta diventando per noi non una festa, quello che dovrebbe essere, ma soltanto un calvario. Noi continueremo la nostra protesta, oggi siamo davanti alla Banca d'Italia e abbiamo detto e ribadiamo che non ci fermiamo fino a quando non daranno notizie certe e positive sulla nostra avvertenza. C'è il presidente Lombardo che è a Roma con Passera. Con... Non si è presentato. Speriamo che ci porti qualche buona notizia. Non si è presentato, però non è la presenza di Passera di oggi. Che noi ci portiamo questa avvertenza da già da qualche anno, quindi è 2 anni, quindi il governo di adesso, più il governo precedente, stanno facendo nulla, non soltanto per questa vicenda, ma anche per la desertificazione industriale che sta coinvolgendo tutta la Sicilia. Quindi manca veramente un piano industriale, si figuri se oggi noi andiamo all'incontro di oggi, all'incontro di domani. Qua bisogna mettere sul tavolo veramente iniziative pesanti per sbloccare tutta questa nostra situazione.